Let it be, let it be, let it be, let it be. Parafrasando il titolo di un celebre brano musicale, lo slogan è presto fatto: Let it be. B come Beatles, B come serie B. Per lasciare che sia B, il Lecce non deve far altro che il proprio dovere di capolista, cioè battere la Paganese al Via del Mare e festeggiare così con 90 minuti d'anticipo il tanto sospirato ritorno nella serie cadetta. Nemmeno il turno di riposo osservato domenica scorsa ha scalfito le certezze giallorosse, consolidate da innumerevoli indizi che questo è davvero l'anno buono. Grazie al blitz compiuto lunedì dal Trapani sul campo del Catania, il vantaggio di 4 punti sul secondo posto, ora condiviso dalle due siciliane, è rimasto immutato. Serve solo un ultimo sforzo e poi sarà B. Ci sperano i tifosi salentini, ma ci sperano pure quelli andriesi, in barba alla rivalità tra le due piazze. Sì, perché l'eventuale successo del Lecce con la Paganese gioverebbe di riflesso alla Fidelis, garantendole la matematica certezza della permanenza tra i professionisti. Una certezza che il team biancazzurro acquisirebbe con le proprie forze, qualora vincesse in casa del sempre temibile Rende. Una certezza già acquisita invece dal Bisceglie, che aspetta il match con la Casertana per gioire della salvezza diretta davanti al pubblico amico. C'è aria di playoff infine per Monopoli e Virtus Francavilla, reduci dal derby pareggiato nella precedente giornata. La trasferta di Trapani rappresenta un autentico match point per i biancoverdi. Servirà un'impresa, tuttavia, per violare il domicilio dei Granata, intenzionati a superare i cugini catanesi anche nella volata per la piazza d'onore. Discorso simile per i brindisini, che proprio contro il Trapani hanno lanciato il loro ultimo acuto. Ora proveranno a ripetersi nel match interno col Cosenza, per porre una seria ipoteca sull'accesso agli spareggi promozione. Fischio d'inizio per tutti alle 17:30. Let it be.